Salve amici e benvenuti anche oggi sul canale. Parliamo di Biomutant per l'ennesimo giorno consecutivo, ma tranquilli, dato che questo non è il canale di Biomutant, questo sarà il penultimo video su questo gioco. Il prossimo video sarà la recensione e arriverà probabilmente a fine prossima settimana comunque con molta più calma. Dato che ho fatto tanti video molto uno dietro l'altro in questi giorni perché la discussione è molto calda, ho voluto subito, al massimo delle mie possibilità, portarvi un prima impressioni finalmente provandolo di prima mano. Ho giocato 8 ore, sono arrivato anche a fare un primo boss e anche una prima, diciamo così, forte fazione demolita con tutti gli accampamenti intorno per avere un'idea un po' migliore del gioco. E posso dirvi la mia adesso, effettivamente. Questo gioco è abbastanza bistrattato dalla critica, ha preso voti abbastanza bassi, ne abbiamo parlato ieri su Metacritic e in generale Italia e internazionali, ma molto pubblico sembrerebbe che è piaciuto. Anche se in realtà poi su Steam le recensioni degli utenti sono mixed review ed effettivamente tutti i problemi che la critica ha evidenziato io pure li ho riscontrati nella maggior parte. Questo gioco, ve lo dico subito, non ve lo consiglio a prezzo pieno. Già da queste 8 ore, e anche se poi migliora effettivamente ci arriveremo, non mi sento di consigliarlo a prezzo pieno, perché questo gioco viene venduto come un AAA a 60 euro, 70 euro secondo PC console, ma sicuramente i suoi valori produttivi sono quelli di un indie o poco più che un indie. E non che questo sia un problema, il problema è che, essendo un open world, evidentemente non sono riusciti a fare tutto quello che volevano. Questo gioco è pienissimo di idee, ma buona parte o una parte, grossa parte, insomma, è mal realizzata. Sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista della realizzazione del gameplay, ma ora ci arriviamo. Ha delle belle idee, soprattutto quelle ruolistiche, ha un bello immaginario, ha un bel modo di raccontare la storia, anche se può essere un po' noioso il commentario in terza persona sempre del narratore, ma si può anche ridurre a zero se volete. Mi è piaciuto, diciamo, come tutti i nomi di tutto sono molto fiabeschi e fanno molto ridere, ecco, quello sì. Goop dice che Gizmo ha ideato un cannone per il melmo scafo. Anziché proiettili normali, però, questo lancia gommopapere. La perfetta distrazione gnic gnic per mettersi in posizione contro nemici più che attenti, come il porco sbuffo. Però appunto ci sono dei problemi, delle criticità abbastanza forti. In particolare il gioco parte subito molto male. Le prime 2 ore praticamente sono un non giocare al videogioco. È tutto un'interruzione continua tra cutscene, dialoghi, tutorial, tutorial, cutscene, dialoghi, uno scontro, cutscene, dialoghi. Non c'è ritmo, non c'è proprio ritmo. È veramente qualcosa di incredibilmente noioso e ho visto che effettivamente anche su Steam molti hanno chiesto il refund prima delle 2 ore, perché effettivamente queste prime 2 ore sono pesantissime. Io sono andato avanti, ovviamente, perché comunque, insomma, la curiosità di tutto quanto, ma onestamente io immaginerei che qualcuno che non sa nulla del gioco, gioca le prime 2 ore, potrebbe anche mollarlo lì, perché veramente sono pesanti le prime 2 ore. Dopo tutti questi tutorial dove cercano di presentarvi una marea di meccaniche che ci sono nel gioco, però molto sfilacciate nella spiegazione, insieme a cutscene veramente pietose, tipo quello del flashback con la madre, e l'orco, il lupino, e l'affogo, il nuotare così. Insomma, finita tutta quella parte, il gioco comincia a aprirsi. È un open world, siamo in un mondo post-apocalittico, nel senso che non ci sono manco più gli esseri umani, che hanno distrutto tutto, con inquinamento e quant'altro, ci sono questi animali mutati. Il gioco ci presenta tantissime meccaniche, come ho detto. Il problema è che realizzarle bene, insomma, non si sono riusciti proprio al 100%, per usare un eufemismo.
Soprattutto la parte del gameplay è estremamente macchinosa. Man mano che si va avanti nella storia, quindi man mano che si sbloccano abilità, perché effettivamente il gioco vi butta in faccia una quantità di roba indescrivibile, cioè avete armi a ranged, armi corpo a corpo, mosse concatenate che si possono anche imparare tra quelle di Kung Fu e quelle delle pistole, poi avete delle magie che vi aggiungono, poi avete le mutazioni, tutto mischiato, avete anche una sorta di ultimate che quando si carica la barra al Kung Fu fate un'extra mossa che però cambia a seconda dell'arma, è un bordello, cioè hanno voluto buttarci dentro veramente di tutto e di più. Il problema è che poi nel combattimento è tutto un po' macchinoso, un po' molto macchinoso, i colpi non si sentono tantissimo, non hanno tantissimo peso e anche le collisioni e le parate che sono abbastanza difficili da fare proprio perché è tutto fatto un po' alla cazzo di cane, oserei dire, non dà tantissima soddisfazione. Ok, dopo tante ore di gioco si comincia bene a capire, si riescono a fare anche delle combo, si comincia a imparare a memoria dei pattern per fare delle cose spettacolari, però è tutto proprio macchinoso. Secondo me avrebbero dovuto scegliere un tipo di combattimento più focussato, per esempio quello di Arkham o di Spider-Man, insomma il free flow, e usare solo quello invece di mischiare dentro vari tipi di stili di combattimento, perché c'è sia il classico in terza persona con un auto-aim abbastanza marcato quando si spara, poi si entra in una sorta di Devil May Cry, non lo so, con delle combo prestabilite, insomma, che si possono imparare, diciamo, a memoria e sbloccare con le varie armi corpo a corpo che si mischiano con quelle ranged, che si mischiano con le magie. Insomma, è estremamente confusionario e secondo me non è particolarmente soddisfacente. La parte invece che mi è piaciuta di questo gioco, delle luci che ho trovato, sempre andando avanti dopo un po' di ore, perché effettivamente le prime due ore sono drammatiche, ma prima di avere un po' di divertimento, di apprezzamento, sono passate 3-4 ore. Solo lì ho cominciato ad apprezzare un po' più il gioco. Vuoi perché la parte ruolistica in realtà è fatta molto bene, e anche la parte di crafting è fatta molto bene, molto divertente, ma quella ruolistica anche della moralità, anche se è molto semplice, essere buoni e essere cattivi, è comunque contestualizzata molto bene, perché reagiscono i personaggi con cui parlate a seconda della vostra moralità. Quindi se siete cattivi avranno certe reazioni, se siete buoni avranno altre reazioni. E questo è piacevole vederlo non solo negli NPC più grossi, ma anche in quelli minori. Inoltre c'è effettivamente un bel senso di esplorazione, perché essendo così strano il mondo, è molto originale, quindi non mi ricorda particolarmente altri giochi, anche se, ok, magari Fallout potrebbe un po' ricordarlo, però dato che qua ci sono tutti gli animali e succedono cose veramente strane e vengono anche nominate in maniera molto strana, effettivamente l'esplorazione ha più che senso. Il gioco poi vi premia con tanto loot, ma solo dopo le prime ore, anche lì. Cioè, le prime ore non è che trovate tanta roba, però dopo 3-4 ore effettivamente il loot comincia ad arrivare a fiumi e il crafting, dato che potete praticamente unire tanti pezzi dei rottami che trovate per creare armi, armature, accessori, armi dalla distanza, pistole, eccetera, eccetera, e soprattutto le armi corpo a corpo che sono molto modificabili, tutto questo è molto divertente. La parametria da gioco di ruolo è importante, perché avete punti da allocare appunto sulle biomutazioni, sui poteri psionici, o bloccare nuove mosse con le varie armi, quindi da questo punto di vista è divertente senza dubbio. Di fondo appunto c'è anche una storia abbastanza originale, quindi io capisco anche perché a molti sia piaciuto, però veramente dovete andare molto avanti nel gioco, cioè giocare 3, 4, 5 ore prima è veramente un gioco pesante. E in tutto questo comunque è un gioco molto grezzo, ma molto grezzo. Esteticamente parlando ha dei momenti a livello artistico fighi, ma se andiamo a vedere poi i singoli pezzi stiamo parlando di texture veramente in quasi bassa risoluzione in molti punti. È comunque un gioco che sembra di 10 anni fa.
cioè sembra quasi un gioco per PS3 per certi versi. E d'altronde questa sarebbe la natura indie del prodotto, purtroppo appunto è venduto a prezzo pieno 60€, per questo vi dico che comunque non ve lo consiglierei a comprarlo adesso a prezzo pieno. Probabilmente provarlo e farci un giro a 20-30€ magari, quando andrà in sconto, può avere senso. Però non è certamente un gioco che può meritare voti troppo alti, ecco. Qui chiaramente non farò una valutazione, una recensione, perché chiaramente ho anche visto poco, tutto sommato. Alla fine 8 ore non sono tante, devo ancora vedere almeno, non so, 3/4 di mappa, devo vedere le altre tribù, devo vedere un sacco di cose in realtà. E sicuramente più si va avanti, più il gioco probabilmente migliora. È come il vino vecchio, il vino insomma, più invecchia più migliora. All'inizio è veramente super acerbo e poi si prende un po' la mano. Non mi stupisco più di tanto dei voti 6,5-7, ecco. Comunque una recensione più strutturata e più appunto anche pensata la farò quando finirò il gioco, avrò tutte le idee più chiare. Per adesso, diciamo, ci fermiamo qua sui contenuti di Biomutant, anche perché ci sono tante altre cose di cui parlare nel mondo dei videogiochi. Già da domani sera ci sono, cioè, Horizon Zero Dawn, che è presentato, probabilmente uscirà questo autunno, e faranno vedere un gameplay e la data. Quindi vediamo che cosa ci dicono su Sony PlayStation domani sera. E poi, dato che ho preso la PS5, se avete visto il post di oggi lo avrete capito, vorrei sicuramente parlarvi, una volta che ci ho giocato un po', anche Astro Playroom, perché mi sembra un gioco veramente eccezionale. Detto questo, ci becchiamo prossimamente per altri video qua sul canale sul mondo del gaming. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un like. Se volete, iscrivetevi. Noi ci becchiamo alla prossima. Una buona giornata a tutti e statemi bene. Ciao ciao.